Ai nastri di partenza il Festival della Ricerca e dell'Innovazione dell'UNIFG. 4 giorni di eventi in programma per la comunità universitaria e l'intera città. La Kermesse si fa infatti itinerante con una serie di appuntamenti sparsi per il capoluogo, a cominciare da questa mattina con il convegno del Comitato Unico di Garanzia negli spazi del Dipartimento di Studi Umanistici, inaugurato dal coordinatore dell'edizione 2018 del FRI, il professor Giovanni Messina. Verranno una serie di scienziati di chiara fama, come la professoressa Sabrina Diano, che sarà presente nella giornata di domani. Verrà il professore Strazzullo, presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana, verrà il presidente del Consorzio Grana Padano, il dottor Nicola Cesare Baldrighi. Poi seguirà la seconda giornata, dove andremo a vedere realmente quello che succede da un punto di vista di benessere finalizzata ad uno stile di vita attivo. Saranno presenti insomma una serie di figure professionali in queste giornate, che poi dopo ci porteranno nell'ultima giornata, dove appunto vedremo come il ricercatore si cala nell'azienda. Nella giornata di oggi alle 17 in centro il casting per un cortometraggio che è stato già presentato nella precedente settimana a Cannes, che prevede come dovremmo tendere a gestire un'educazione verso la prevenzione per prevenire quale quella che è la terapia oncologica. Al grido di Take Me Out, clemi di questa terza edizione, l'Università di Foggia è pronta a cambiare la sua quotidianità ed animare la città fino al 31 maggio, e per incoraggiare la riflessione e la sensibilizzazione su tematiche importanti con finalità preventive e sociali. L'obiettivo da raggiungere di questa terza edizione del Festival della Ricerca e dell'Innovazione. Quest'anno stiamo cercando di accomunare un'area tematica che prevede dallo sport alla nutrizione, al benessere, alla legalità. Il nostro obiettivo nell'anno dedicato al cibo è quello di instillare nei nostri ragazzi un'educazione alimentare verso uno stile di vita attivo. Questo deve essere il nostro obiettivo. La terza edizione del FRI deve fare i conti però con alcuni cambiamenti in scaletta. La defezione di alcuni sponsor ha costretto gli organizzatori a congelare l'appuntamento sportivo con la partita di solidarietà, che avrebbe visto scendere sul campo dello Zaccheria la Nazionale Magistrati, la Nazionale Attore Italiana e la comunità UNFG. Con quei fondi l'Ateneo avrebbe dotato le scuole anche di impianti di videosorveglianza. Ambizione rimandata all'autunno.